Buongiorno, oggi prepareremo il pane pita, un pane libanese che può essere utilizzato per raccogliere salse da farcire oppure da utilizzare al posto del pane. Io preparerò l'impasto con l'aiuto della macchina del pane, ma lo potete fare anche a mano, insomma come meglio volete, sempre partendo o dalle farine, quindi degli ingredienti secchi, oppure anche dall'acqua se lo fate a mano, altrimenti con la macchina del pane sempre dagli ingredienti secchi. Metto prima la farina di semola, poi vado ad inserire la farina zero. Vado con calma perché ho il cestello direttamente sulla bilancia, quindi sto controllando il peso. Poi troverete tutti gli ingredienti nel dettaglio della ricetta sia sul blog che sul video qui sotto. Ok. Dopodiché andremo ad inserire il lievito di birra. Io ho utilizzato quello fresco, ma potete utilizzare quello secco. Ovviamente diminuendo le quantità, io in questo caso utilizzo 10 grammi di lievito di birra fresco. Se andrete a utilizzare quello secco, potete usarne tipo 4-5 grammi, non di più. Fate attenzione quando inserite gli ingredienti perché il sale non deve andare a contatto con il lievito, quindi ogni cosa su un lato. In questo caso, vedete, ho messo il lievito da un lato. Adesso andrò ad aggiungere un cucchiaino di sale e lo metto da un'altra parte, ecco qui, più o meno 6-7 grammi sono, e poi aggiungerò mezzo cucchiaino di zucchero. Infine metterò 2 cucchiai di olio di oliva. Qui. E per finire l'acqua, se farete l'impasto a mano va bene anche un'acqua a temperatura ambiente. Per quanto riguarda gli impasti con la macchina del pane, è meglio acqua fredda perché durante l'impasto l'acqua tende comunque a scaldarsi. Questo su una base di 500 ml di acqua. Io sto utilizzando direttamente quella del frigorifero, così almeno è abbastanza fredda. Adesso andremo ad inserire il cestello nella macchina del pane e vi farò vedere. Ho inserito il cestello nella macchina, ho programmato la macchina per gli impasti. Il mio, siccome io utilizzo la Panasonic, crostina Panasonic, il programma 17 e dura 45 minuti. Andrà bene anche se l'impasto nella vostra macchina durerà tipo 30 minuti, va bene uguale. Ecco qui, azioniamo la macchina e adesso farà tutto da sola. Terminata la lavorazione, lo andremo a spostare in una ciotola per la lievitazione. La macchina ha terminato di impastare, adesso andremo a spostare l'impasto in una ciotola capiente. Abbiamo raggiunto la lievitazione, eccolo qui. Adesso lo andrò a versare sul piano di lavoro, leggermente infarinato. O se non volete aggiungere altra farina, potete sempre ungere il piano, versarci l'impasto e lavorarlo appunto su una superficie unita. Qui. Cerchiamo di ricreare una palla, come vedete è anche leggermente appiccicoso, ma deve essere così. Volendo potete sempre fare un impasto leggermente più sodo, aggiungendo, non so, una cinquantina di grammi di farina all'impasto quando lo preparerete. Ecco qua. Una volta creata questa palla, andremo a realizzare tutte le palline.
Ecco qui, guardate che bello. Adesso andremo a ricavare delle palline del peso di circa 70 grammi. Io ho la bilancia qui e me le peso man mano. Ecco qui. Creiamo una bella pallina. Ecco qua. E le metteremo a riposare ancora un po'. Ho preparato le palline, ne sono uscite 16, come dicevo prima, di circa 70 grammi l'uno, e adesso le lasceremo riposare per almeno 30 minuti. Io intanto le copro e ci vediamo dopo. Eccola qua, cuociamo la prima. Vedete come si gonfia? Giriamola, eccola qui. Il segreto è non farle né troppo sottili né troppo spesse. Sottili abbastanza da non farle, però da non farle bruciare, ma che possano gonfiarsi. A dopo per il risultato finale. Ecco il risultato finale, vedete? Sono morbidissime, si piegano, possiamo farcirle, ci possiamo raccogliere delle salse, sono buonissime. Provare per credere. La ricetta completa sul mio blog, lo scrigno del buon gusto.